Anche tu hai buttato soldi in pubblicità? Sono sicuro che come tanti hai avuto questa sensazione, ma in realtà è una domanda sbagliata. Quello che dovrei chiederti è che risultati hai ottenuto dall'investimento o dalla spesa che hai fatto in pubblicità? E probabilmente mi risponderai che non hai avuto nessun risultato, zero, o che addirittura non ne hai idea. E questo è il vero problema. Quando decidi di avviare una campagna marketing, non è importante inizialmente il risultato che ottieni, o meglio, il guadagno che ottieni, ma è importante analizzare cosa ottieni. Immaginiamo che tu abbia un ristorante e decida di fare una pubblicità su una rivista e quindi scrivi ristorante da Pino, specialità pesce, pizza, carne, aperto tutti i giorni. Benissimo, una pubblicità di questo genere non ti permette di avere nessun tipo di controllo, per cui non hai nessuna idea di quante persone vedono il tuo annuncio, di quante ti hanno chiamato, di quante effettivamente sono venute a mangiare e così via. E questo è il vero problema, perché quando inizi a fare pubblicità, la prima cosa da tenere in considerazione è proprio questa. Analizzare i risultati. Ti faccio un esempio online su internet che è più semplice. Immaginiamo una pubblicità su Facebook sempre per il tuo ristorante. Decidi di mostrare il tuo annuncio alle persone che vivono, non so, nel raggio di 10 km dal tuo locale e investi 100 euro. Una volta finito l'investimento sarai in grado di capire quante persone hanno visto il tuo annuncio, quante hanno cliccato sul link. Se sei bravo e lavori bene, riuscirai anche a capire quante persone effettivamente hanno prenotato e sono venute a mangiare. E questo è il primo passo. Inizialmente non sarà facile riuscire ad ottenere un guadagno perché avrai bisogno di fare tanti piccoli miglioramenti in modo che il tuo annuncio diventi efficace. L'importante però è avere questi risultati perché con il tempo riuscirai a perfezionarli e a trasformare il tuo marketing in una macchina fabbrica soldi, chiamiamola così con un nome bellissimo. Ti faccio un esempio concreto. Immaginiamo che tu abbia sempre questo ristorante e io ti dicessi: guarda, sono disposto a portarti delle persone a cena da te, ma voglio 1 euro per ogni persona che ti porto. Io sono sicuro che tu accetteresti di corsa perché sai che ogni persona che viene ti fa guadagnare molto più di 1 euro e quindi saresti molto contento. Se io ti portassi gente tutti i giorni in maniera costante, sarei un tuo canale di acquisizione clienti, quindi tu hai un'uscita, una spesa, o meglio un investimento, mi paghi 1 euro per ogni persona che viene. E questo è lo scopo finale del marketing. Diciamo che la situazione idilliaca è proprio questa. Tu investi X, 1 euro, e te ne tornano 2, 3, 4, 5, 10. Ovviamente per riuscire a raggiungere questa condizione è necessario riuscire a pianificare una strategia di marketing ben oliata, strutturata in maniera corretta. E allo stesso modo il tuo modello di business deve essere in grado di sostenere e riuscire a massimizzare il profitto da ogni cliente. Non è una cosa che si fa in 448, serve del lavoro, devi affidarti a delle persone competenti e devi riuscire con il tempo a trasformare quella che inizialmente molto probabilmente sarà una spesa in un investimento. Ma per farlo devi avere il controllo dei numeri, devi sapere che se spendi 100 euro per radio, quante telefonate al tuo locale ti arrivano, quante prenotazioni ti arrivano. Esistono tantissimi sistemi. Puoi ad esempio avere un numero dedicato per ogni canale che utilizzi in modo da riuscire a tracciare il numero di chiamate. Alcuni canali per alcuni business, per alcune attività sono più performanti, altri meno e così via. L'unica cosa in comune che devi avere in qualunque canale tu utilizzi è proprio questa, riuscire ad avere accesso ai numeri. Quindi devi riuscire a monitorare ogni singolo euro, dove va a finire e quanto ti porta. Per cui se anche tu hai buttato soldi in pubblicità e quindi pensi che il marketing, la pubblicità e queste cose non funzionano, in realtà non è così. È che è stato strutturato probabilmente male. Non è colpa tua perché non è il tuo lavoro, è probabilmente colpa dell'agenzia pubblicitaria a cui ti sei affidato, poco importa. L'importante è che tu, dalla prossima volta che decidi di provare a muoverti in questo campo, abbia bene a mente questa cosa. Fai in modo di controllare i numeri perché con il tempo riuscirai a renderli sempre migliori. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ti saluto. Ciao! Aggiungo, ti faccio un esempio concreto di come si ottimizza una campagna pubblicitaria, ad esempio online, visto che è il sistema spesso più veloce e più economico per ottenere dei risultati. Immaginiamo che tu abbia il solito ristorante e decidi di fare una pubblicità su Facebook. Quindi selezioni la tua zona, ad esempio con un raggio di 10 km, quindi le persone che vivono entro 10 km dal tuo locale vedranno il tuo annuncio. Una volta che le persone cliccheranno sull'annuncio, finiranno su una pagina che hai creato apposta dove c'è indicata la tua offerta. Verrà proposto un menu particolare che hai deciso di proporre. All'interno della pagina inoltre è presente un modulino da compilare dove le persone inseriscono nome e cognome e fanno la prenotazione. In questo modo tu riuscirai a tracciare effettivamente il numero di persone che vengono da te. Ora immaginiamo di lasciar correre questa campagna per qualche giorno e considera che su Facebook puoi spendere anche pochi euro al giorno, quindi una cifra veramente irrisoria. Comunque sia, immaginiamo che tu inizi a raccogliere i primi dati, sai che 1000 persone hanno visto il tuo annuncio, in 10 hanno cliccato ed è arrivata una prenotazione. Ora hai qualcosa su cui basarti, quindi possiamo immaginare che se l'annuncio è stato visto 1000 volte ma è stato cliccato solo 10, forse l'annuncio non è fatto abbastanza bene, le persone non sono invogliate a cliccare. Quindi il primo passo potrebbe essere quello di cercare di creare un annuncio, un'offerta molto più interessante che invogliano le persone a cliccare. Immaginiamo di fare questo miglioramento, di indovinare al primo colpo
e i click aumentano a 50. Per cui con una piccola ottimizzazione sei passato dalla stessa spesa ad avere 10 persone che vedono la pagina e una prenota a 50 che vedono la pagina e arrivano 5 prenotazioni. Quindi hai migliorato di 5 volte la tua performance, ma ancora potresti non essere in guadagno perché 5 prenotazioni non sono sufficienti per sostenere la spesa che hai. A questo punto dobbiamo capire perché su 50 persone che vedono la pagina solo 5 prenotano. Comunque sarebbe un ottimo risultato 5 su 50, ma per questo esempio non ci importa. A questo punto potresti studiare nella pagina cosa convince gli utenti, cosa non gli convince. Esistono tanti sistemi che permettono di fare questo per cercare di aumentare il numero delle prenotazioni, magari di farlo passare da 5 a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e così via. E in questo modo con il tempo riuscirai a creare il tuo sistema di acquisizione clienti che sarà sempre sempre più performante, fino a raggiungere la situazione ideale in cui metti un euro e te ne ritornano 2, 3, 4, 5. Questo è l'obiettivo a cui dovresti mirare con il tuo marketing e con la tua pubblicità. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!